Ciao ragazzi, ho pubblicato la prima parte dove vi ho portato con me in questa stupenda vacanza all'isola dell'Iri, sediata in provincia di Frosinone, nota per la sua grande cascata e il suo centro storico. I tramonti lì sono di una bellezza assoluta e senza un color corretto hanno regalato immagini strepitose. Non abbiamo visitato molto il primo per il viaggio, siamo partiti prestissimo e ben dopo 6 ore di lungo viaggio, arrivati nel B&B, abbiamo sistemato tutto e ci siamo recati a Liri. Ovviamente, se non avete ancora visto il video, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Stanchissimi, siamo ritornati in albergo e il giorno successivo, più carichi che mai, ci siamo messi in viaggio verso Castel Gandolfo. Ragazzi, buongiorno, secondo giorno di viaggio, siamo pronti. Conosciutissima come residenza estiva dei Papi, qui si può vedere un panorama bellissimo come il lago Albano, i suoi vialotti ricchi di ristoranti e negozietti di souvenir e la bellissima piazza della Libertà ornata da una fontana, il Palazzo Pontificio e la cupola di San Tommaso. Ma quanto bella è l'Italia! Ciao bellissimi e ciao bellissime e ben ritrovati in questo nuovo video. Se vi siete persi il primo episodio, vi lascio qui sotto nella info il link che vi porterà direttamente al video. Quindi se non lo avete visto, andate a vederlo e se è di vostro gradimento, lasciate un bel like e commentate, sempre bello essere connessi con voi. Se vi piacciono queste tipologie di video, beh, restate comodi perché vi porto ad Alatri. Posta nel cuore della Ciociaria, su una collina alle pendici dei Monti Ernici, si presenta come una delle città d'arte più belle. Un fascino che le è dato soprattutto dall'ammirabile convivenza degli elementi monumentali, arcaici e di quelli risalenti alle epoche successive, in particolare al Medioevo. Ma Alatri è conosciuta come la città dei ciclopi per l'eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica in Italia. L'attuale centro storico di Alatri ha le classiche strutture urbane del Medioevo, ma la sua fondazione risale a tempi antichi, molto probabilmente intorno al 1539 avanti Cristo. Chiese di grande pregio e strutture architettoniche, antichissime e uniche nel loro genere. Così, dopo questa visita e lungo percorso, ci siamo fermati per una sosta. E godere delle sue bontà.